competenza di ricorrenza del 10 agosto da sindaco e ogni anno c'è più gente. Milano sente questo momento e certamente ogni tanto ci sono dei fatti gravissimi in giro, però io vi invito anche a non tollerare quella malcerata accettazione di tanti piccoli segni che portano comunque a una piccola grande volontà di ricordare nel modo non giusto un periodo nefasto per l'Italia. E poi la difesa delle leggi, voglio dire con precisione, però è chiaro che quando sento un ministro della Repubblica trattare la legge Mancino come un orpello, penso che Milano si debba ribellare. Penso che Milano si debba ribellare nel modo in cui fa Milano, e cioè nell'esserci. Guardate, io penso che non sia indispensabile, non è neanche possibile, ma non sia indispensabile essere la maggioranza o sentirsi la maggioranza. Molto spesso non si può, molto spesso non è così. Non è indispensabile però sentirsi la maggioranza per far vincere le proprie idee. È indispensabile avere dentro la profonda volontà di essere degni eredi dei valori di questa città e di questi 15 cittadini che sono stati assassinati. Questo è indispensabile.